Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi la nuova rubrica Io e Bianca. Infatti siamo a spasso con Bianca dopo che ci siamo stati qualche giorno in malattia per quanto riguarda il virus che mi ha bloccato con lo stomaco. Poi è arrivato il maltempo, poi è arrivato l'inverno, poi è tornata di nuovo la primavera. Insomma non si capisce più niente. Va bene, detto questo, abbiamo fatto un piccolo percorso oggi, approfittando del bel tempo e della bella giornata di sole, che erano veramente quasi 10 giorni che non si vedeva, e siamo andati a Castel del Monte. Quindi abbiamo fatto all'incirca tutta la giornata, saranno 130-140 km col giretto tra il vario percorso che ho fatto. Però parliamo di viaggetto. Quindi adesso siamo proprio a Castel del Monte, come potete vedere nel video, e sto facendo un piccolo giretto e adesso la direzione è quella per tornare verso casa. Quindi sono all'incirca le 3, per le 4 siamo a Bari, quindi diciamo un'oretta, ci vogliono più o meno 50 minuti, 55 minuti a passo articolo. Devo dire ragazzi che tra la valanga di roba che ho appunto da montare per tutti i test drive che ho fatto negli ultimi 2 mesi, diciamo che ho video almeno per stare a posto fino ad aprile. Quindi calcolando che faccio uscire un video a settimana, questo video era fuori programma, però approfittando della bella giornata come ho detto, approfittando che erano 10 giorni che non prendevo Bianca, approfittando di tutti i fattori positivi della giornata, mi sembrava brutto sprecarli. Quindi ho deciso di portarmi le telecamere e il drone per fare qualche ripresa e per montare questo video. E stavo appunto pensando che questo sicuramente sarà il video che pubblicherò subito, prima degli altri test ride, proprio perché mi sembrava un video, diciamo, per spezzare e spoilerare un po' il 2020, proprio perché comunque ci sono tante novità. Come vi ho detto, negli ultimi 2 mesi sono stato in pista con i test sulle pit bike, quindi ho provato le 125 per avere l'idea di quelle che sono queste tipologie di moto che si stanno avanzando oramai negli anni, no? Perché comunque vedo molti amici che passano dalla moto grande alle moto un po' più piccole, però devo dire che ci sono i pro e i contro. Poi vabbè, nei vari video ne parleremo, per non parlare poi dei nuovissimi test drive che ho in programma ancora, però non ve li voglio spoilerare perché diciamo che se vi dico le tipologie di vetture sgranerete un po' gli occhi, per un semplice motivo, perché comunque parliamo non di car o di macchine normali o di mezzi prestigiosi, ma parliamo di vere e proprie supercar oppure macchine super preparate. Quindi diciamo che ce ne saranno delle belle, ok? Per il resto ragazzi, qui mi sto godendo la bellissima giornata anche con una bella passeggiata e due curvette bella a passaleggio, senza esagerare, perché come vi ho detto il pensiero era durante la settimana avevo programmato di andare in pista, quindi sgranchirmi un po' le gambe visto l'inattività. Però visto che ci sono stato con le pit, ho pensato oggi di uscire con Bianca e farmi solo una semplice passeggiata, quindi senza esagerare. Per il resto devo dire però che questi giri in moto mi aiutano molto a pensare, per un semplice motivo, cioè ci sono giri dove noi motociclisti usciamo e quindi ne approfittiamo a farci le passeggiate, perché quando guidiamo non pensiamo. E poi ci sono passeggiate come queste che aiutano a schiarirsi le idee, cioè queste passeggiate mi aiutano a pensare anche su tutti gli eventi che devo finire di organizzare, gli eventi a cui devo partecipare, perché il problema è che il 2020 sembra così, vedendolo con questa prospettiva di impegni sul canale, eventi, organizzazioni, test ride, gare go kart, partecipazione alle pit bike, giornate in pista e Ducati Week pure, perché quest'anno a distanza di 2 anni ci sarà anche il Ducati Week a cui sicuramente non mancherò, poi molto probabilmente vedremo delle gare di Superbike o MotoGP. Cioè questo 2020 sembra già pieno di impegni. Ecco perché diciamo questo video lo volevo fare per spoilerare un po' quelle che sono le mie idee su tutti gli eventi che ci sono in programma. Se avete delle scelte su cui farvi orientare, forse diciamo che è meglio, perché magari un occhio esterno ha piacere a guardare un video piuttosto che un altro, quindi magari se qualcuno ha piacere di commentare e darmi diciamo un suo parere sui video, se fanno cagare, se sono belli, se hanno imboccato la strada giusta. Diciamo, i consigli sono costruttivi, perché una critica non è che serve solo, diciamo, criticare il peggio. Molte volte le critiche sono costruttive, cioè servono appunto a migliorare quello che è l'aspetto, magari il video o magari i dialoghi che una persona può fare. Quindi diciamo, io non scarto mai via niente, perché cioè, la mia vita ho sempre avuto critiche positive o negative, e oggi sono qua, diciamo che qualcosa di buono
l'ho tirata fuori da tutte quelle persone che servono solo a parlare, anche perché diciamo il video nasce, o meglio il canale nasce, in base a tutto un insieme di scelte che sono capitate in maniera proprio, come si suol dire, a cazzo di cane, perché c'è stata una sfiga colossale nel 2019, nei primi 3 mesi, che mi ha portato, diciamo, con tutta una serie di consigli a intrattenermi con altri mezzi. Quindi dalla rinata l'idea di far nascere il canale di Tio03. Però da quella, vedi, cioè vedete, dalle cose negative si riesce a tirare fuori delle cose positive. Quindi non conta, diciamo, l'obiettivo finale. Cioè, bisogna sempre pensare che non si possono fare i grandi obiettivi se non si fanno i piccoli passi. Quindi innanzitutto un piccolo passo ti toglie dal punto dove stai, per farti andare verso la direzione che vuoi intraprendere. Quindi nella vita non bisogna mai scartare niente. Io nella vita magari ho perso tanti treni, però ne avrò presi altrettanti. Infatti non mi posso lamentare della situazione che ho, ma neanche possiamo gioirne. C'è una scala 1 a 100, la mia felicità sta sul 70%, però si può sempre migliorare. Quindi perché scartare tutto quello che ci capita? Nella vita niente bisogna buttare via, anzi bisogna raccogliere tutte le briciole, perché tutti i pezzi del puzzle, perché alla fine il puzzle avrà sempre degli spiragli che ci aiuteranno a costruire quello che è appunto il pezzo finale, il quadro finale. Ok, va bene ragazzi, io per questo video diciamo che ho dato un sacco di perle di saggezza, quindi figuriamoci se vabbè, perle di saggezza. Comunque, farneticazioni a parte, per questo video è tutto. Vi ringrazio per aver visto il mio video ancora una volta, quindi per iniziare bene il 2019. I prossimi video, come vedrete, sono tutto di un'altra marcia, perché sono parecchi mezzi belli e cattivi, quindi tutti mezzi superiori ai 120 cavalli. E troveremo anche dei misti, perché ci sarà anche una novità con un mezzo elettrico. Quindi diciamo che per questo video vi ho spoilerato abbastanza, va bene? Un saluto a tutti, ragazzi!